dov'è? Dov'è Tose? Lina! Lina! Andiamo! Questo è il volo degli angeli. Ce ne andiamo, 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 ce sotto la doccia. Il rito della doccia per il pro di Antoine. Mi sono cavoli su. Mi sposto, no, dov'è? Ah, Doriano, Doriano. Colone! Mi vuoi dire quanti punti mancano per la definitiva certezza? Sono 35 domeniche che te lo chiedo. Neanche uno! Oh. Allora, quando tu sei arrivato a Modena, ho detto che era arrivato il re Mida, era arrivato colui il quale tutto trasforma in oro. È vero, dalla C alla B, dalla B alla A. Io spero che tu ti renda conto di cosa vuol dire per questa città, perché siete stati gli unici dopo 40 anni, mi riferisco a voi, lo stiamo a fare questa cosa incredibile. Certo, oggi è una giornata di gioia, sappiamo di aver dato soddisfazione a tanti e veramente di questo siamo contenti. Cosa mai? Adesso tu mi dici tutto quello che abbiamo fatto, ci penseremo nei prossimi giorni. Adesso gustiamoci questa festa insieme a tutti quelli che ci hanno voluto bene, che io ringrazio pubblicamente perché credo che abbiamo sentito parecchie volte dalla gente, alla città, tante altre componenti, grande affetto, e oggi è veramente la giornata di ringraziamento. 4.000 tifosi da Modena a Genova, non era mai accaduto. È stata anche dura organizzarli perché c'erano dei problemi, veramente è stata una cosa veramente meravigliosa. Io spero che non ci siano incidenti, che non succeda nulla sulla via del ritorno, perché veramente sarebbe la conclusione di giornata veramente eccezionale. Per concludere, tu hai sempre detto la forza di questa squadra è il gruppo, allora io mi faccio promotore, rinnovo contrattuale a tutti per almeno 20 anni. Io faccio parte del tuo club e promuovo insieme a te questo tuo programma. Ah,
ragazzi, non so se avete sentito, questa è la cosa che mi interessa di più. Rinnovo contrattuale a tutti per almeno 20 anni. Mettetevi mo' in fila! Mettetevi mo' in fila! L'ha detto lui! Posso? No, sono già stato, sono loro che mi hanno mandato da te, perché a metà curva, cioè a metà del coro sotto la curva hanno chiamato Francesco sotto la curva. C'è ancora questo incredibile rapporto d'amore tra loro, i tifosi e la tua persona. Eh sì, sì, mi fa molto piacere, i complimenti vanno a loro e soprattutto anche alla curva, a Modena e ai giornalisti, parte uno. Io dico che voi, tu sei un'anima fondamentale di questo gruppo, avete fatto una cosa incredibile. Dopo 40 anni avete riportato Modena in Serie A in 2 anni secchi, una cosa che è rarissima. Penso che chi ha fatto la squadra già 2 o 3 anni fa era partito contento di fare cose fatto bene. Forse non così bene, ma vuol dire che si sta più bravi a lavorare. Posso esprimere il mio desiderio, tanto tu mi dirai di no. Posso esprimerlo. Avrei dato chissà che cosa per vedere Francesco Bertolotti con i pantaloni corti. Anch'io. Oh, meno male. Una Madei così è spettacolare. Allora, Amadei, quanto avresti dato per fare questo bagno in giugno? Ma non ci può pensare così in giugno. Io mi aspettavo neanche adesso, mi sono fidato di qualcuno, ma... Di Grieco che ti ha tradito. Ecco, quello lì, ci asciughiamo neanche gli occhiali. Una squadra, un gruppo fantastico. Tu l'hai sempre detto, questo è un gruppo eccezionale. Sì, però una bagnata così non me l'aspettavo. Beh, sì, ormai ci ripetiamo da tanto tempo e adesso sto godendo i risultati di questo gruppo che ha lavorato bene, che si è aiutato, che ha saputo giocare, che ha saputo comportarsi. Cosa mi capita? Però in te, ma ti vedo. Perché sono tutti qua per il rinnovo del contratto, capito? Quindi ti coprono, ti coccolano. Ma no, non credo mica che pensino queste cose, no, sono momenti che si godono in questo modo. Certamente pensavo che mi rispettassero meno, ma non era benissimo. Dio ti benedica. Allora guarda che maglia, guarda questa, che maglia. Questo l'hanno fatto i tifosi, ma devi consigliarlo a te. La sia, ma ne ho bisogno. Tenga in mano, tenga aperta. Perché sono fradicio, veramente. Allora, il volo degli angeli è arrivato dove doveva arrivare, in paradiso.